Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Diciamo acquisti, perché shopping, metà shopping, metà acquisti. Comunque, tu di Action e Shein, che finalmente mi è arrivato il terzo pacchetto. Io direi di iniziare da tu di, sì. Allora, il sacchetto è dell'Oro Spin, ma sinceramente non c'erano così tante belle cose. Io ho preso solo le cose che mi piacevano di più, che mi servivano, e per cui la prossima volta spero di andarci a ottobre, così almeno, a parte che questo video mi sembra che voi lo vedete verso ottobre, però siamo a settembre, vabbè. E sono un po' in ritardo questi vlog, queste clip, però ho già spiegato il perché. Allora, iniziamo a farvi vedere questo, per cui ho preso il tappeto nuovo per il corridoio perché sinceramente i gatti me l'hanno rotto e allora ho detto tanto questo costa 12 euro. E allora ho detto lo prendo, poi è sottile. E allora ho preso questo qua. Adesso lo apriamo insieme. Ed è così grande, nero, così. Semmai ve lo farò vedere dopo. Comunque, tappeto 12 euro. Poi ho preso questo che è il contenitore per mettere il cibo. Costa 2 euro, questa così che si apre normale per il cibo, è comoda perché così almeno la usiamo per il lavoro, perché sennò ciao, questo ci serviva. Questo invece per le posate, costa 1 euro per le posate, questo qua a fiori, l'ho preso per me perché quando l'ho visto il mio ragazzo fa: se si tira via questo e non ci sono i fiori, allora è meglio, ma così non mi piace andare. E allora gli faccio, allora lo prendo io. E qua ci metti la forchetta, infatti no, si può tirare via in teoria. No, non si può tirare via. È proprio attaccato. Non credo che si tira via. Comunque qua coltello e forchetta per il cibo, per mangiare il cibo. Poi ho preso le caramelle all'anguria perché ho detto, boh, mai sentite, mai provate, perché non prenderle? E allora ho preso queste all'anguria. Io di solito non mangio mai caramelle, la maggior parte le prendo solo per i miei colleghi perché ci scambiamo, diciamo, quasi tutto. Poi ho preso, mi scusi. Via, sempre in mezzo. Altre caramelle. E budini. E che cavolo. Sempre in mezzo ogni volta che faccio i video. Altre caramelle. Queste qua 1 euro. Ho preso le banane. Una per me e una per un mio collega. Proviamo ogni tanto perché non sempre io compro i cosi. Dai, ma dammi qua, dammi le altre, dammi lo scontrino. Cioè, questo gatto mi fa impazzire ogni volta. Che scontrino è questo? Ah, Teddy. Prima così, ho detto Teddy, sì, Teddy. Allora, ho speso 24,55 euro. Ho preso anche le pile che mi servono. Voglio provare a vedere se sono buone. Queste qua da 2 euro, quelle piccole, quelle fatte così. E poi quelle grandi a 3 euro. Ce ne sono dentro tanti. C'è scritto Teddy Power. Boh, è uguale al negozio il nome. Non so quanto dureranno, vi farò sapere se durano tanto, ve le consiglio, se no, no. Però ve lo farò sapere più in là. E poi ho preso un gatto,
che è sempre nel sacchetto per farvi ridere. Allora, appunto, totale 24,55 euro. I prezzi ve l'ho detti tutti, per cui è inutile che vi dico i prezzi perché l'ho detti tutti. E il primo è andato. Poi, da Action, vi faccio vedere, questa volta ho preso ancora un altro sacchetto uguale identico, questo qua. Solo che c'è il gatto di mezzo, come sempre. Comunque, ho preso il contenitore per mettere le mollette. Ho preso questo qua, che si apre così, per mettere per il momento le mollette in balcone, perché ogni volta sono sempre in giro. Questo che non so quanto è costato. Ciao. Vabbè, sempre in mezzo. Dai, spostati! Ah, comunque vi dico dopo i prezzi. E allora. Madonna, mi fanno cadere tutto adesso. Poi, gioca con il sacchetto, vai. Gioca con il sacchetto. E lasciami stare. Se sfionda lì. Vabbè. Poi ho preso questo per il bagno, il tappetino per il bagno da mettere dentro la vasca, perché la nostra vasca è arrugginita, rovinata, è da praticamente da cambiare tutto il bagno, da rifare nuovo. E ha tutti quei puntini che non mi piacciono quando metti dentro i piedi. E dato che io specialmente sul bagno sono un po' schizzinosa, proprio che mi fa schifo quasi tutto. E anche se pulisci non va via perché proprio hanno fatto il bagno quelli che ci abitavano prima e hanno rovinato tutta la vasca. E allora ho detto preferisco mettere qualcosa sotto così quando faccio il bagno o la doccia almeno c'è questo. Che la maggior parte faccio solo doccia perché il bagno è talmente piccola la vasca che non riesci neanche a muoverti. E poi è bassissima. Non so se ve l'avevo fatto vedere, ma mi sembra di sì. Ho il tappetino, quello dei cinesi, solo che si sta rovinando, allora l'ho voluto comprare un altro. Mi scusi, ma sta un po' in là. Madonna mia! Comunque, stavo dicendo, interruzione del gatto. Ho preso questo che è il tappetino doccia antiscivolo, anche per non scivolare, perché la maggior parte io sono una che scivola spesso. Lo apriamo insieme perché tanto devo metterlo e devo vedere com'è. Credo che l'ho preso un po' più grande. Dovevo prenderlo piccolo, invece l'ho preso grande. Vediamo. Mi scusi, mi sta rovinando il video. Comunque, questo no, non è neanche tanto grande. Aveva detto che era grande, ma non lo è. È fatto, anzi, è troppo. Mi sembra un po' piccolo a confronto di quello che ho preso. Comunque, bianco, così, e pizza. Comunque, fatto così. Questo qua non mi ricordo. Dopo vi dico il prezzo. Comunque, questo ho preso. Poi ho preso questo sempre per il cibo, per il lavoro, perché così meno non c'ho, perché ne abbiamo due, no? O 2/3, però continua. dai, che palle! Ah, continuiamo a lavarli. E allora, meglio tanti, così almeno non fai fatica tutte le volte. Stai fermo! Comunque ho preso questi qua, questi, ce ne sono dentro due, ce ne sono dentro tre. Poi, gatto, ho preso questo che è il colorante per fare il dolci e da ciccio bello e ciccio bello. Questo per fare i dolci. Volevo aprirlo. Allora, lo apriamo insieme perché voglio vedere com'è.
Allora c'è dentro il giallo che è il colorante, rosso e blu. Questi sono i colori da mettere sulla torta e poi ci sono questi che è per... che odore! Ma devi scendere giù! È per... ormai partecipa in ogni video lui. Però... Comunque, stavo dicendo questi per... È un colorante appunto per la panna, decorazioni, base di zucchero, bla bla bla. Questo, ecco, non ce ne basta uno, pure due. Vabbè. E spostati, mi serve, dai. Spostati. Poi ho preso questo, che è la maschera peel off. L'ho visto, ho detto no, lo voglio provare, non ho resistito. Volevo provare queste qua, sono quattro colori diversi, volevo vedere com'erano e allora l'ho preso, non ho resistito, come sempre io non resisto mai quando ci sono queste cose. Ho preso anche il tè all'anguria, che sinceramente non so neanche di anguria. Poi ho preso la pasta di zucchero per fare la torta con le decorazioni, che ho in mente una decorazione un po' carina, un po' bella. E dato che questi costavano poco, non ho resistito e so adesso dove posso andarli a prendere. Io ho preso rosa e azzurra. Ho detto, boh, proviamo. Vediamo cosa verrà fuori di torta, poi vi farò vedere, vi farò sapere. Poi ho preso questi qua che dovrebbero essere degli occhi per sempre decorazioni per la torta. Adesso vediamo che non li ho aperti. Sono degli occhi da decorazione, come ad esempio questi che sono animali, dai! Che sono animali e sono degli occhi. Io ho preso questi che costavano anche questi di meno e ho voluto prenderli, ho detto per decorazione, per la decorazione, chi se ne frega. Poi, sempre decorazioni, ho preso questi che sinceramente sono dei cuoricini. Io apro tutto perché tanto poi li devo usare verso ottobre, così li voglio utilizzare per fare la torta. Questi invece sono i cuoricini. Cioè, dopo che ho visto questi qua che costavano meno ad Alaccion, ho detto no, devo assolutamente... Cioè, solo al supermercato costano l'ira di Dio sti cosi per fare le decorazioni sulle torte. Allora, dopo che ho trovato sto posto che li fa, ho detto no, non è mio, li prendo tutti così almeno sono a posto. E poi ho trovato questo, che è il Chupa Chips, Chupa Chupa. Lollydrop strawberry alla fragola dovrebbe essere un liquido che metti nell'acqua, in teoria. Sono 5 litri. Con questo fai 5 litri, ne metti poco e dovrebbe sapere di fragola, a lecca lecca. In teoria, perché c'è scritto qua, poi non lo so se è così. Comunque ho voluto provarne, ne ho preso uno. Se per caso è buono, prenderò agli altri. E poi per finire, il mio ragazzo ha preso la cintura, questa qui, questa, ha preso lui, l'ha trovata, e ha preso la cintura. E poi per finire ho preso questi che sono per il bagno, sono piccolini per il bagno, li ho presi grigi. Ormai non so perché la mia casa... Esiste solo il grigio adesso per la mia casa, ne ho presi due. Questi costavano 89 centesimi, se non sbaglio. Sì, credo 89, adesso ve lo dico. Questi qua piccolini. Per cui calcolate che allora il tappetino per il bagno, quello antiscivolo, 3,62 euro. Il contenitore 1,89 euro. Poi c'è la carta. Non mi ricordo qua che cos'è, 1,78 euro.
Vabbè, la borsa questa qua me l'hanno fatta pagare, costa 39 centesimi. Poi c'è il viso, quello è la maschera per il viso, 2,69 euro. La cintura 3 euro. Lo zucchero a velo, no, scusate, lo zucchero, pasta di zucchero costa 89 centesimi, coloranti 1,19 euro e la sacca poche con gli altri coloranti 1,79 euro. Lecca lecca 89 centesimi, che è questo qui, ciupa ciupa. E credo basta, credo che ho detto tutto. Totale, non vi ho detto il totale, 28,94. Questo è il totale. Ah, la carta igienica non ve l'ho fatta vedere, e poi abbiamo preso anche quei succhi da bere. Solo che il problema è che li sto e sono qua. Sotto il telefono, perché mi tiene il telefono. Vediamo, allora vi faccio vedere la carta igienica. Questa è la carta igienica, questa rosa, perché la carta igienica mi aiuta a tenere il cellulare e l'altra scatola con il frutto, così da bere, che vabbè, non è che interessa molto. Sto usando anche quelli per tenere il cellulare. La carta igienica costa 2,78 euro, per cui già è buono, perché sono più di 6, mi sembra, rotoli. Per cui già. Ma allora, se ci troviamo bene, andremo anche lì a prendere la carta igienica. Vi faccio vedere Shein. Il pacco di Shein, che è questo qua. Faccio vedere che cosa ho preso. Allora, ho preso sempre il materassino, questo. Allora, l'estate è finita, mi è arrivato in ritardo il pacco, per cui diciamo che il terzo pacco è in ritardo, per cui non posso, diciamo, gonfiarlo, eccetera. Però questo è il materassino da mettere in giardino per sdraiarsi e prendere il sole. Questo è. Poi ho preso questo, che è una maglietta. Ho preso questa, che è una canottiera fatta così, che non è male, di cotone, azzurra, blu, fatta così lunga, credo che è lunga. Comunque ho preso questa, che ho preso una taglia XL. Poi ho preso questi. Allora, tutte le cose indossate ve le farò vedere nel video, anzi nelle foto di Instagram, per cui se ancora non mi seguite su Instagram, vi aspetto su Instagram, che vedete lì le foto. Ah, ho preso il 3 canottiere, ma queste mi sembra che sono troppo corte. Le devo provare. Comunque, bianca, se no le userò per casa, chi se ne frega, l'importante è che mi vanno. Poi, militare, io amo questo colore, ormai inizia a essere il mio preferito. E dai, ma pure tu ci metti adesso. E poi nera, perché c'era il set completo, c'erano gli altri che avevo fatto vedere nell'altra clip. Hai finito? Sto dicendo nera fatta così, ormai c'è sempre una interruzione, perché i gatti non sono contenti se non partecipano al video. Poi ho preso questi, che non so neanche cosa sono, forse ancora canottieri. La taglia credo che è sempre uguale, una XL.
Sì, sono altre canottiere uguali, però cambia il colore, grigia, ancora nera, cioè, mamma mia, vabbè, nera e un rosso, tipo un prugno. Questo però è l'etichetta, fatta così. Sì, un prugna. Poi, per finire, che ovviamente è finito anche Shane, perché gli altri l'ho presi, ve l'ho già fatti vedere. Ultimo sacchettino, che dovrebbero essere i leggings. Spero che non sono leggings quelli. Sono un po' leggeri, ma sono anche corti, non sono lunghi. Sono corti, però elasticizzati. Dovrebbero in teoria andare bene, perché questa è una taglia XL, però è una 42. Non lo so, la devo provare a vedere se mi va. Spero di sì, a parte che sembra tipo un leggings da andare in bicicletta, per farvi capire, non è un leggings, diciamo, adatto. Sì, forse adatto anche per lavorare, però adesso che, a parte che è corto, per cui non credo che lo userò. Lo userò prossimo anno, di sicuro. Allora, dopo aver fatto un casino della Madonna, devo mettere a posto e poi devo fare smettere i gatti di fare casino. Comunque niente, questi sono stati gli acquisti. Credo che dopo di questo basta, perché devo mettere tutte le clip che appunto ho fatto, ma credo che un po' le avete già viste le clip. E niente, se mai continuerà il vlog, vi farò continuare il vlog. Svuota la spesa. Eurospin, sono quattro sacchi. Iniziamo a non mangiare niente, grazie. Crescenza, ma io avevo preso l'altro, vabbè. Crescenza. Sottilette originali, sottilette la specialità, cubetti prosciutto cotto. Ho preso questo per provare fette di mozzarella Santa Lucia, Philadelphia, che da un bel po' che non la mangio. Philadelphia vegetale è una novità, volevo provarla. La mitica salmoni, questa non deve mancare, ogni tanto la prendo. Pecorino, controlla che non mangiano la carne. Questi qua, carne, 5,70 ho preso queste. Poi questo qua, le tenerelle di pollo a 3,24 euro scontate col 30%. Poi queste messicone di suino con pistacchio a 3,16 euro. Ne ho presi due, oh no, tenerelle di pollo 3,30 euro. Mi sembra due di queste, due di queste qua. Poi altri costina 7,60. I booster alla Smart dell'S lunga. Io non li mangio, ma li mangia lui. A me proprio. Poi questo qui, caprini, latte vaccino. Pomodorini, questi qua non devono mancare. Yogurt al molle, intanto lo prendo, solo che la prossima volta prendo più yogurt, adesso ne ho preso di meno. Poi questo qua, sempre formaggio, due di pannocchie, queste qua sono buonissime, ne ho presi due, queste sono strabuone.
altro pomodorino. Va che mi ciula la carne, perché pecorino. Poi questo sono i peperoncini dolci a 98 centesimi, quelli verdi. Tomino, questo qua. Poi ho preso la mozzarella di bufala, che a me mi piace, è buona. Altro, oh no, questo è guanciale, cubetti. Ho voluto provare lo yogurt, questo qui, lo yomo al caffè, e poi riciclare le confezioni, queste qua al vasetto. Maionese Calvé, salmone, filetto di salmone, che questo lo mangio, lo taglio come il sashimi e lo mangio con la soia. Altro stracchino, mozzarella normale, poi le patate 3,64 euro, 2,4 kg. Ho preso anche le cipolle dorate a 2,77 euro. Le banane, queste qua, che queste mi sembra 95 centesimi. Poi la burrata ne ho presi due. Questo, questa costava di meno, ho preso questa. La Calvé, questa qua fresca, la volevo provare. Altre sottilette specialità nel peggio 2. Altra mozzarella di bufala. E per adesso il primo sacchetto è andato. Poi, questo mi sembra tutto da frigo, se non mi sbaglio. Poi ho preso questo sacchetto, ho preso carta da forno, ne ho presi due di questi, adesso non so dov'è, forse nell'altro sacchetto. Ah, e ho preso i piselli, piselli smart, questi qua. Non potevo. No, volevo solo, non l'ho mai visto, allora volevo. C'erano anche i ceci. Poi ho preso il tonno, questo qua il naturale, una scatoletta, la voglio far provare ai gatti. Il burro, questo qua, vale che ci stiamo trovando bene, questo è ottimo, e ne abbiamo presi due di confezioni. Panna da cucina, credo tre, questo qua dell'S lunga, tre. Passata di pomodoro, mi sembra due di queste, se non mi sbaglio. Questo cos'è? Ah, ha preso anche questo qua per il brodo, non mi viene il nome, quello naturale. Questo qua non l'ho mai provato. Non c'è più l'altro. Comunque ha preso questo, io non lo sapevo neanche che l'aveva preso. Poi abbiamo preso lo zucchero, perché mi serviva lo zucchero, mi sembra 4 di questi, poi tanto ne prenderò altri, non si sa mai, non si sa mai. Poi ho preso l'olio a 7 euro e qualcosa in promozione, questo qua della Monini classico, olio extravergine d'oliva, ne ho presi due. Toh, prendi anche questo. Sì, perché così almeno per un po' siamo a posto. E il tonno, che era in promozione, mi sembra 7 euro. Questo qua, tonno d'oliva. Questo però lo mangiamo noi. E la seconda è andata. Poi,
facciamo questi qui. Ho preso questi, l'Oreo Danone, per provare, mi sembra 3 euro se non sbaglio. Questi qui per colazione li volevo provare e ho preso questi. Abbiamo preso l'affettato, 12,90 euro, allora lo speck 5,82 euro e il prosciutto cotto 6,40 euro, questo qua. Poi ho preso le focacce alla mortadella con favola e maionese, queste qua 4,49 euro, per mangiarle adesso perché avevo fame e volevo provare. E ho preso anche questa al focaccio, non c'era scritto mortadella, no, c'era scritto prosciutto, avevo letto. E loro ho letto, ma no, l'altro era cotto, non cotto, crudo. Però a me il crudo non mi piace, allora ho preso questo qua. Poi ho preso l'insalata, questa 82 centesimi per i conigli, perché ogni tanto la devo mangiare. Infatti ho preso queste 75 centesimi e ho preso un'altra a 1,18 euro, la lattuga. Poi per finire questo, che è il cavolfiore, questo rosa, no, violetto, a 2,40 euro, dato che era troppo figo lo volevo prendere. Io non lo so fare, ma lui lo sa fare, allora ho detto vabbè. Non è che mi piace tanto, diciamo, fare questo. Comunque, per finire, pane bauletto, il pane normale, che però io non lo mangio, lo mangio solo lui, perché sto cercando di evitare il pane, e ho preso questo qua morbido a 1,85 euro. Poi ho preso anche questo alle olive, questo a 2,10, questo qua le olive, che odore, mamma mia, sì, mi piacevano, l'ho prese. Un altro pacchetto di pan bauletto, poi qua ci sono i fagioli, questi qua, altri fagioli, no, pomodorini, polpa di pomodorino, ho preso questo per provare, erano in promozione credo 1 euro e qualcosa. E poi altra carta da forno, perché ho detto non si sa mai, faccio la scorta. E per finire questa, la passata, altra passata di, e l'altro sacchetto è andato. Ops, devo prendere lo scontrino, faccio vedere lo scontrino di, cioè, guardate com'è lungo, non avete idea com'è lungo. Comunque, i prezzi sono questi. Ora che ve li dico tutti, siamo qua fino a dopodomani. Comunque questi sono i prezzi, fate, guardate voi, così almeno sapete quanto costano, se volete comprare. C'erano anche, certi hanno i punti fragola e conviene, perché dopo hai tanti punti. E comunque niente, questi sono tutti i prezzi, totale 198,72 euro. Dovevamo spendere 202 euro e abbiamo speso 198,72 euro, perché l'S lunga ci ha fatto lo sconto. E allora, i nostri punti, saldo punti 828, non è male. Dobbiamo arrivare a 2000 punti per avere i biglietti di Gardaland, perché vorrei andare. E poi con questa spesa hai guadagnato 11 buoni. Ah, della scuola, sì, vabbè, ma tanto io non ho figli, per cui è inutile che li utilizzo.
Comunque questo è lo scontrino lungo e niente, questa è la spesa. Allora, io avrei pensato di farla due volte al mese, perché così almeno, dato che adesso abbiamo deciso di andare all'S lunga e l'S lunga costa un pochettino, come vedete dai prezzi, allora ho deciso di andare due volte al mese, così almeno quello che mi manca, ad esempio la pasta che non ho preso, le bibite, tutte le altre cose le compro in un'altra spesa, così almeno siamo a posto, andiamo due volte. La prima è questa, la seconda poi vediamo quando. Così almeno siete più felici, dato che volete un po' di video di questo genere. Almeno farò due video, così svuota la spesa. E basta, queste sono le cose che abbiamo comprato. Fatemi sapere se anche voi comprate dell'S lunga. Comunque niente, questo è tutto. Ah, c'era anche il sushi, però per il momento non l'ho preso, lo prenderò alla sera, perché mi sembra che alla sera c'è lo sconto dopo le 7, solo che non so se ce n'è, perché già l'avevano fatto fuori tutto, vabbè, e niente, per cui vediamo un po', poi se mai vi farò un vlog completo, che forse è meglio. Detto questo, io metto a posto tutto sto casino e ci vediamo al prossimo video. Ciao.